potremmo definire pubblica poggia sui nostri contributi, sui soldi che lasciamo ogni anno alla scuola e che potremmo anche rifiutare di lasciare. Sapete quanto ci arriva dal Ministero italiano all'anno a studente? Sapete quanto valete? 6 euro! 6 euro a studente per un anno! Per un anno vi dovete far bastare 6 euro per fotocopie, libri, carta igienica, qualsiasi altra cosa. Allora veramente stiamo manifestando per niente? O stiamo manifestando per rendere questa scuola pubblica, veramente pubblica? Mano. Tutti pendolari! Tutti pendolari! Mi sembra pubblica quella scuola che vi chiede 90 euro al mese solo per raggiungere l'edificio scolastico! No! No! Allora veramente stiamo manifestando inutilmente! O stiamo manifestando perché in questa consultazione si è addirittura proposto di dare soldi alle private! Siamo giurati blu! Dare soldi alle private quando i nostri edifici scolastici cadono a pezzi! L'istituto Gravina è diviso in quattro pressi! Studenti. Questa è una cosa da pazzi, stiamo andando veramente verso un modello americano del doverci iscrivere, dove si fanno anche differenze sociali, ovviamente chi si può permettere la scuola privata resta la privata, chi invece va alla pubblica non ha quello che dovrebbe essere un'istruzione data a tutti. Noi è per questo che oggi manifestiamo, manifestiamo per una scuola che non debba per forza chiederci contributi, manifestiamo per una scuola che assicuri welfare, assicuri uguaglianza sociale, non faccia differenze tra pendolari e non pendolari. Manifestiamo per un comodo comunico, per libri gratuiti, perché è così che in ogni realtà civile dovremmo comportarci. Libri gratuiti, perché l'istruzione è un bene e chiunque la vuole distruggere sa benissimo che sta distruggendo il futuro di questa nazione. Se qualcuno vi chiederà questo, e se qualcuno, le eminenze della Lega Nord, tanto per citarne qualcuno che credono ancora che esista la Padania, si vede che non avevano buoni insegnanti di geografia e storia! Se ve lo chiedono, stiamo manifestando questo, per questo stiamo manifestando perché questa scuola sia veramente una scuola pubblica! Adesso ci alziamo, ci mettiamo in posizione di partenza, facciamo andare il tonnografo.